Eder. Mech. Pallister. La morte di Angelo Onorato, marito dell'europarlamentare Francesca Donato, sta suscitando grande attenzione da parte della Procura di Palermo, che sta indagando sia per omicidio sia per istigazione al suicidio. Vediamo nel dettaglio le informazioni disponibili e analizziamole sotto entrambi gli aspetti. Contesto economico. Patrimonio: Angelo Onorato era titolare di un ingente patrimonio e non aveva difficoltà economiche. Attività: gestiva un negozio di abbigliamento e una piccola azienda agricola. A dicembre aveva ceduto la sua attività immobiliare. Progetti futuri: stava progettando di costruire 25 appartamenti su un terreno ereditato dal padre. Crediti: aveva dei crediti non incassati con persone di cui non ha fatto nomi, definite persone sbagliate. Dinamica della morte. Soffocamento: è quasi certo che Onorato sia morto per soffocamento. Autopsia: il medico legale Tommaso Danna eseguirà l'autopsia per determinare la causa precisa della morte e verificare la presenza di segnali di difesa, narcotici, o resti di materia organica sotto le unghie. Sequenza degli eventi. Prima visita: Onorato è arrivato nel tratto isolato della vecchia circonvallazione alle 10:45 di sabato, ha fatto una breve sosta e si è allontanato. Seconda visita: è tornato nello stesso luogo e la moglie lo ha trovato deceduto alle 15. Auto: la sua Range Rover era parcheggiata in un angolo non coperto dalle telecamere. I vetri oscurati rendevano impossibile vedere se ci fosse qualcuno con lui. Portiera aperta: la moglie e la figlia hanno trovato aperta la portiera posteriore. Cintura di sicurezza: Onorato aveva la cintura di sicurezza addosso ma non agganciata. Al suo posto c'era una linguetta metallica per non far suonare l'alert. Fuori dall'auto è stata trovata un'altra fascetta. Richiesta di un'arma. Pistola: Onorato aveva chiesto una pistola a un amico, nonostante non avesse il porto d'armi. Analisi in chiave omicidio. 1. Motivo: la mancanza di difficoltà economiche e il fatto che Onorato fosse titolare di un ingente patrimonio potrebbero escludere un movente economico diretto. Ma non escludono la possibilità di un omicidio legato a questioni patrimoniali o personali. 2. Segni di lotta: gli inquirenti stanno cercando segnali di difesa, narcotici, e resti di materia organica sotto le unghie per capire se ci sia stata una colluttazione. 3. Crediti e persone sbagliate: la vicenda dei crediti non incassati con persone definite sbagliate potrebbe suggerire un possibile movente legato a debiti o vendette. 4. Doppia visita: la doppia visita al luogo isolato potrebbe indicare un appuntamento o un incontro programmato, forse con qualcuno che avrebbe potuto avere un motivo per ucciderlo. 5. Portiera aperta e cintura di sicurezza: la portiera posteriore aperta e il dettaglio della cintura di sicurezza non agganciata ma con una linguetta metallica potrebbero essere indicativi di una messa in scena o di un tentativo di far sembrare la morte un suicidio. Analisi in chiave suicidio. 1. Patrimonio e progetti: la stabilità economica e i progetti futuri di Onorato rendono meno probabile il suicidio per motivi finanziari o disperazione. 2. Richiesta di una pistola: la richiesta di una pistola potrebbe indicare una preoccupazione per la propria sicurezza o, meno probabilmente, l'intenzione di suicidarsi. 3. Portiera aperta e cintura di sicurezza: la portiera aperta e la cintura di sicurezza non agganciata potrebbero essere interpretati come segni di una preparazione meticolosa per un suicidio, ma questi dettagli sono ambigui. 4. Possibili segnali di disperazione: sebbene Onorato non avesse difficoltà economiche note, è possibile che ci fossero altre pressioni psicologiche o emotive non evidenti. La richiesta di una pistola potrebbe anche essere interpretata come un segnale di disperazione o paura. Tuttavia, senza ulteriori informazioni su eventuali problemi personali o familiari, questa rimane una speculazione. 5. Doppia visita: la doppia visita al luogo isolato potrebbe essere interpretata come un tentativo di raccogliere il coraggio o la determinazione per compiere un atto estremo. Tuttavia, questo comportamento è ambiguo e potrebbe anche corrispondere a un incontro con qualcun altro, come suggerito nell'analisi dell'omicidio. 6. Dettagli dell'auto: la presenza della linguetta metallica nella cintura di sicurezza e la portiera posteriore aperta potrebbero essere interpretati come preparativi per un suicidio. Ma potrebbero altrettanto facilmente essere il risultato di un intervento esterno, come nel caso di un omicidio mascherato da suicidio. Conclusioni provvisorie.
L'analisi dettagliata dei fatti disponibili suggerisce che ci sono elementi che potrebbero supportare sia l'ipotesi di omicidio che quella di suicidio. La stabilità economica di Onorato e i suoi progetti futuri rendono meno probabile il suicidio per motivi finanziari, ma non escludono altre possibili ragioni personali o psicologiche. D'altro canto, le circostanze ambigue intorno alla sua morte, inclusi i piccoli dettagli come la linguetta metallica e la portiera aperta, potrebbero indicare un omicidio mascherato da suicidio. L'autopsia e ulteriori indagini sui crediti non incassati e le persone sbagliate menzionate da Onorato potrebbero fornire nuove informazioni cruciali per determinare la verità dietro questa tragica vicenda. Rispetto al punto in cui viene trovato Onorato ci sono delle telecamere di videosorveglianza 100 metri prima e 100 metri dopo. Possiamo pensare che lui sapesse esattamente che in quel punto non ce ne fossero? Questo sembra difficile. Come abbiamo già sentito, prima di morire Onorato va in quel preciso punto, ma non credo proprio che vada lì proprio per controllare che non ci siano telecamere, anche perché in quella zona, considerate che io quella strada anche la settimana scorsa l'ho fatta più volte, è facilissimo trovare delle stradine isolate, quindi se ti vuoi togliere la vita hai la tranquillità di andartene dove non ti vede nessuno e non lo farai sicuramente a fianco all'autostrada. Allora viene da pensare che Onorato era già andato in quel punto quella mattina per prendere una persona, forse quella vista con lui al bar, perché c'è una testimonianza di una barista che dice che lui prende un caffè con una persona mai vista prima. In ipotesi questa persona prelevata dove Onorato verrà trovato morto vorrà poi essere lasciata proprio in quel punto, ma al momento di essere lasciata succederà qualcosa che porterà alla morte di Onorato. È anche vero che un killer non riesce a uccidere una persona con una fascetta, perché ovviamente quella persona opporrà resistenza, per cui dovremmo pensare che la persona viene stordita in qualche modo, questo ce lo dirà l'autopsia, e a quel punto viene messa la fascetta al collo. La fascetta necessita di un'applicazione di precisione, dovete fare passare la linguetta in quella fessura di pochi centimetri e con una persona che si dimena per impedirlo è davvero difficile da fare. Ma se metti una fascetta al collo significa che stai cercando di simulare un suicidio, a questo punto non lascia uno sportello aperto perché sarebbe un elemento contrastante col suicidio. Nel caso qualcuno fosse sceso da quell'auto, abbiamo detto che non scappa né avanti né indietro perché ci sono le telecamere, ma credo difficilmente scavalchi il muro di 2 metri che porta l'autostrada perché attirerebbe troppo l'attenzione delle auto in transito, per quanto devo dire che in quella zona in autostrada mi è capitato di vedere sia biciclette che pedoni, per cui non avrebbe nemmeno attirato troppo l'attenzione, ma col senso di dopo, il rischio che qualche testimone facesse presente la cosa era troppo alto. E allora nell'ipotesi del killer dobbiamo pensare, come detto, che scavalchi il cancello alla destra dell'auto, passi dalla vecchia caserma e si dilegui dal lato della ferrovia. In alternativa potrebbe essere transitata un'auto che ha caricato al volo il killer. Sappiamo dai tempi delle telecamere che nessun auto ha il tempo di fermarsi, ma una breve sosta per far salire una persona ci starebbe benissimo. È importante anche dire che quella strada che non è via Ugo la Malfa ma via Salvatore Minutilla, un senso unico che porta da Palermo verso Capaci. Questo significa che lui non aveva avuto già il suo appuntamento con quella persona che aveva affermato di dover incontrare a Capaci. Ma in ogni caso il GPS presente su quel SUV permetterà di tracciare ogni singolo spostamento da lui effettuato quella mattina. Questo è il punto esatto dove viene trovata ferma l'auto di Onorato. È una vecchia caserma abbandonata, quindi un punto strategico, passando dietro la quale c'è la ferrovia che porta all'aeroporto di Palermo. E qui vi faccio notare come tornando da Capaci arrivare in quel punto diventa complicato, quindi è molto più probabile che lui a Capaci non fosse ancora andato. E invece qua vi sto facendo notare che da Viale Strasburgo, il luogo in cui lui lavorava, il punto in cui viene ritrovato dista poco più di 2,5 km, mentre poi per tornare da quel punto a dove lavorava per via del senso unico occorre fare 7,5 km circa, il che significa che probabilmente lui in quel momento veniva da Viale Strasburgo. Avendo esperienze di come vengono fatte le indagini per suicidio, dobbiamo anche valutare l'ipotesi che lui quel giorno possa avere avuto informazioni negative riguardo il suo stato di salute. E in questo caso dobbiamo fare presente che la clinica Maddalena, quella dove venne arrestato Messina Denaro e dove spesso vengono date brutte notizie dal punto di vista della salute, è molto vicina, poco più di 1 km, dal punto in cui viene ritrovato.
Ieri mattina in un video pubblicato emerge che una sua ditta non riusciva a iniziare dei lavori a Capaci, poi questa ditta viene venduta e i lavori magicamente il giorno dopo partono. Questo dà l'idea che forse l'imprenditore fosse ricattato da qualcuno, che si fosse andato a trovare nella classica situazione più grande di lui, da cui non era più possibile o quantomeno non era più facile uscire. Questo può portarti sia a essere ucciso che a toglierti la vita per la disperazione. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.